festa, la festa di San Calogero nella nostra parrocchia di San Giovanni Battista è una festa assai remota. Basti vedere la statua settecentesca, già porta la data e dice quanto nasce questa festa. Una festa che un tempo si prolungava nel suo essere, soprattutto nel giorno della festa stessa, l'ultima domenica di agosto, e San Calogero era chiamato Santo Firrialuro perché si girava tutti i quartieri di Mossomeli, usciva alle 3 del pomeriggio e ritornava in tarda serata, non è come ora che si fa, ecco, il giro delle vie principali. Questo santo, la devozione è radicata per un fatto intrinseco adesso stesso, perché siamo nella parte dell'Agrigentino, qui Mossomeli è nella periferia, ecco, della diocesi di Caltanissetta, ma a due passi dall'arcidiocesi di Agrigento. E poiché sappiamo la storia di San Calogero, che ha vissuto, operato ed è morto a Sciacca, e quindi in tutto l'Agrigentino, anche Mossomeli ne risente della devozione. Una devozione assai sentita, una festa assai partecipata, con una novena, 9 giorni intensi di preparazione e con un giorno di festa preceduta, ecco, da tante messe celebrate, confessioni, conversioni, la processione e la sagra del pane di San Calogero.